Crisi idrica, reti, collaborato e lavori solo sulla carta, così Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale nonché esponente del Movimento 5 Stelle che porta il caso in Consiglio regionale. Oggi questo picchetto dei cittadini sotto la sede di Pescara, basta parole e scarica barili, ha detto vogliamo risposte chiare e soluzioni efficaci. Insomma, una situazione, Pettinari, che secondo lei fa acqua, che non c'è. Sì, è vergognoso che nella regione dei parchi, la regione delle sorgenti, c'è un'emergenza idrica senza precedenti, è vergognoso realmente. Allora diciamo come stanno le cose. Il problema è che abbiamo delle reti colabrodo che perdono fino all'80% dell'acqua immessa, quindi se immetto 100, 80 va via perché le reti sono rotte e sono spaccate. Chi avrebbe dovuto fare il rifacimento di integrare le reti evidentemente non ha mai fatto nulla. Allora partiamo la regione tramite l'ERSI governa, vigila e controlla il servizio. Il servizio idrico integrato deve attrarre finanziamenti nazionali ed europei. Ho saputo che tramite il master plan ci sarebbero stati oltre 100 milioni di euro per rifare le reti. La domanda che pongo al presidente Marsiglio: cosa abbiamo fatto? Cosa si è fatto? Si è cantierato? Ci sono opere? Hanno fatto una mappatura di tutte le reti colabrodo, della pressione delle reti, di dove sono i problemi? Non so nulla. Ancora ci rispondono. Io ho portato comunque il caso in consiglio regionale. E mi lasci dire, io sono fortemente anche arrabbiato con i sindaci che stanno puntando il dito contro l'ACA, come se l'ACA fosse un ente astratto, un ente terzo. L'ACA è una società interamente pubblica, partecipata dai sindaci. I sindaci tramite i comuni sono soci, quindi approvano i bilanci e quindi approvano l'operato e nominano i vertici della società. Quindi se non mi voti contro un bilancio, non mi chiedi la rimozione dei vertici, non sei credibile, non si può fare così. Quindi altra cosa importante, le tariffe. Loro pagano, i cittadini paghiamo tariffe enormi, esose. Ogni anno aumentano le tariffe. Anche da lì si doveva ricavare una somma per rifare le reti. Non si possono aumentare le tariffe, strozzare al collo i cittadini e non rifare le reti e lasciare reti colabrodo. Una società, delle società serie, cosa fanno? Indennizzano, sospendono la tariffa, indennizzano, risarciscono. Io qui sto sentendo storie di cittadini, udite, che 90 giorni sono rimasti senza un goccio d'acqua, con disabili, bambini a carico. Una cosa indescrivibile in una periodo anche pandemico, e potete immaginare. Noi faremo battaglia, continueremo sperando che arrivano risposte concrete con chi ha il governo sia della regione che delle società di gestione.